Buongiorno e benvenuti a tutti. Altro erano scettici, comunico ero entusiasti. L'unico che la luce che vede la presentazione del volume, come già prima annunciato dal professor del 2014 di MES, intitolato Colonia, Europa senza euro, organizzata dall'Associazione Culturale di Poli per Guarante della Scienza Politica del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo Secondo di Napoli, nella quale si è in qualità di presidente dell'associazione. Saluto, ringrazio il direttore prof. Marco Rosetta che ci aggiungerà a breve con i membri istituzionali. Questo convegno rappresenta l'ideale continuo del precedente convegno, Ovalis Europa, che rientra nel ciclo dei seminari di integrazione del corso di scienza politica di cui è titolare di cattedra il professor Fortunato Rosetta. Dal Dipartimento di Scienze Politiche, presentando questa mattina il primo numero della rivista Limes, La Polonia, l'Europa senza l'euro. Quali prospettive per l'Unione Europea avanzando una vera e propria onda eurofoba? Le prospettive non sono assolutamente buone perché negli ultimi tempi il processo di integrazione economica e monetaria ha prodotto un parallelo processo di disintegrazione politica. Da quando abbiamo uno spazio economico e monetario comune, almeno noi 18 dell'Eurozona, le nostre prospettive politiche si sono molto allontanate, addirittura torniamo a delle forme di razzismo soft che distinguono tra buoni e cattivi, formiche e cicale, rigorosi e ladri, e tutto questo è, credo, molto pericoloso. Direttore Caracciolo, come spiega la decisione di Varsavia di essere all'interno dell'Unione Europea ma di non aderire all'Eurozona? Essere dentro l'Unione Europea per i polacchi significa innanzitutto partecipare di un insieme euroatlantico che protegge dal loro punto di vista Varsavia dalle mire di Mosca. Poi significa disporre dei fondi di coesione europei che sono un bel po' di soldi e poi significa anche un certo rango internazionale, quindi sono tutti vantaggi. La cessione della moneta nazionale, lo svuoti a favore dell'euro, sarebbe probabilmente, secondo la maggior parte dei polacchi, un rischio che in questo momento non conviene correre, dato che l'economia è andata bene senza euro e dato che probabilmente rinunciare alla leva del cambio è qualcosa di troppo rischioso per Varsavia. Alla luce invece delle prossime elezioni del 25 maggio, quale sarà il peso politico della Polonia nello spazio europeo? Ma il peso politico sarà anche non solamente determinato dai parlamentari polacchi che saranno nel Parlamento europeo, ma anche dal fatto che probabilmente molti di loro apparterranno alla destra nazionalista, in buona parte anche xenofoba e del partito di Kaczynski, che segnalano il paradosso non solamente polacco ma di molti altri paesi di essere cioè contemporaneamente molto attaccati all'identità nazionale e tuttavia membri di un insieme che noi chiamiamo famiglia comunitaria, in cui diciamo di familiare c'è soprattutto la vocazione al litigio. Nel dibattito tra euroentusiasti ed euroscettici, più luci o più ombre per l'Unione Europea? Beh, è molto difficile rispondere una volta e per tutte a questa domanda. Sicuramente noi guardiamo più alle luci che alle ombre dell'Unione Europea. Il dibattito però di oggi si è concentrato su un paese in particolare, la Polonia. Paese sospeso fra diverse identità, fra diverse versioni e come dire, interpretazioni dell'Unione Europea, paese che ci ha fatto vedere come l'Unione Europea e la Polonia stessa ha bisogno di un riposizionamento, come l'Unione Europea probabilmente è a uno degli snodi più importanti della sua storia, uno snodo che probabilmente fa dubitare ad alcuni della sopravvivenza, del progresso dell'Unione Europea, ma noi siamo qui per riflettere sulla stessa e ancora crederci. Al contempo, professor Musella, un invito per gli studenti della cattedra di scienza politica a consultare e a studiare dalla rivista di Limes. È una conferma questa, non certo una novità. Limes, che abbiamo qui
una copia del primo numero del 2014 e uno studio a 360 gradi su un tema in particolare, un appuntamento mensile per lo specialista ma anche per il non specialista, che ci indica, che ci fa approfondire un tema dal punto di vista non solo geopolitico, come il sottotitolo della rivista esprime, ma anche dal punto di vista economico, politico, culturale. Davvero una lettura che arricchisce.